Ecco, con questa signora noi che adesso presentiamo per la prima volta nei nostri blog, che ricordo i nostri amici sono non solo Accademia della Libertà ma anche Alba Mediterranea, con questa signora noi iniziamo una collaborazione e sentiamo intanto quello che lei ha da dirci e sostanzialmente che cosa rappresenta. Buonasera a tutti, sono Adriana Quattrino, sono la Presidente del Philanthropy Trust e sono ambasciatrice di pace della Camera della Cultura dei Popoli. Io credo che si debba ricominciare dalla cultura, dall'infanzia e dalla situazione, e soprattutto quella finanziaria in Italia. Io mi chiamo Quattrino, quindi è un simbolo, basta metterci degli zero, fa numero. Io ho creato il Fondo Sovrano Popolare e desidero riacquistare tutto quello che l'Italia sta svendendo. Allora, scusami se ti interrompo, che cosa hai fatto con questo Fondo Sovrano Popolare fino ad oggi? Il primo atto è stato quello di acquistare la casa di Pinocchio, la Villa Garzoni, e da lì partirà tutto il progetto dell'acquisto di quello che stanno svendendo. Un'altra cosa, proprio ieri, come Pinocchio... Dici intanto che, appunto, a che cosa ti riferisci parlando della casa di Pinocchio, perché ovviamente... È la Villa Garzoni a Collodi, voi potete vedere, Pinocchio è conosciuto nel mondo, tradotto in 170 lingue, e in un certo senso il mio appello è anche un simbolo di una evoluzione, anzi io in un'intervista ho detto che al contrario di Pinocchio, che rappresenta l'evoluzione di un pezzo di legno, cioè di un burattino che diventa uomo, noi abbiamo Matteo Renzi che nasce con la carne ma in realtà si è già trasformato in un burattino di legno. Sì, ma noi possiamo fare un appello, italiani, pezzi di legno, trasformatevi in esseri umani. Brava. Mi spiace essere una donna a dover far questo, però mi sembra che buona parte di quelli padri della patria, cosiddetti politici di oggi, si siano dimenticati che cosa significano i valori. Allora, il Renzi, io gli ho scritto 2 anni fa, quando 3 scuole su 4 erano a rischio, dicendo che con la Philanthropy Trust potevo supportare e sistemare le scuole. Non ha risposto niente, dobbiamo rivolgerci adesso agli avvocati. Posto che sia capace di scrivere, visto che parla, ma non credo che sia capace. Ma io non so, però io posso dire questo, accennavo con lui, sono stati sequestrati a Como Chiasso 134 miliardi di Kennedy Bond. Quando Renzi era sindaco di Firenze, gli ho scritto, logicamente non risponde mai nessuno, da nessuna parte. Allora io chiedo a voi, cittadini, a voi, a questo punto vogliamo controllare di chi sono, dove sono questi 134 miliardi? Al di fuori di me, che io ho fatto denuncia, hanno fatto 14 interpellanze a Tremonti, non ha mai risposto. Sarebbero stati 38 miliardi per lo Stato italiano. Dovrebbe essere impiccato soltanto per questo. Allora, facciamo ragionare il cervello. Quindi la guerra non si fa con le armi, si fa col cervello, sottile purtroppo, entrando dentro queste strutture ed energeticamente, sapendo dove vogliamo andare, allontanandoli. Si allontanano da soli, credetemi, l'energia nostra di volontà italiana, di popolo, può allontanarli. L'articolo 52 dice che è sacro dovere della dei cittadini salvare la patria. Per me l'Italia è la mia patria, voglio essere orgogliosa di essere italiana, sarà il faro di luce del mondo, ma per luce io intendo libera unione cervelli eccelsi, voglio i geni del mondo in Italia, lo eravamo e torniamo a esserlo. Da oggi si ricomincia, punto. Allora continua su quelle tue proposte e soprattutto sull'importanza di quella associazione. Io metto a disposizione del popolo, il mia idea di fondo sovrano popolare è un perpetual bond, Roerich, perché io rappresento Roerich che nel 35... Allora, racconta un po' chi è Roerich e allora, al quale noi abbiamo fatto più volte riferimento e di anche qual è la bandiera, perché noi molto spesso l'abbiamo esposta molte volte. Esatto, Nicola Roerich nel 35 a Washington alla Casa Bianca ha firmato un accordo perché in tempo di pace e di guerra siano tutelati tutti i beni culturali. L'UNESCO 10 anni dopo se l'ha in una certa forma assorbito, mettendo tutta l'umanità sotto i suoi progetti e, perdonatemi, non facendo niente di sviluppo. Quindi io sono qua a dire all'UNESCO che siamo pronti col Fondo Sovrano dell'Umanità a riprenderci i capitali dell'umanità, a ristrutturarli. A Pinocchio hanno chiesto di pagare per diventare dell'umanità, Pinocchio lo è già, a Pulcinella l'altro giorno hanno chiesto di pagare per entrare. Allora noi Italia siamo già il patrimonio, siamo lo scrigno dell'umanità, quindi basta, basta. Il nemico, si parlava di nemici prima, il nemico è la finanza internazionale, è il nuovo ordine mondiale. Io da 5 anni faccio un nuovo
codice mondiale, non ho problemi, perché a questo punto non abbiamo problemi di essere ammazzati o meno. È inutile girare, quando in qualunque momento possono ammazzarci, non abbiamo bisogno di scorte. Se noi crediamo in quello che facciamo, passiamo di qua e andiamo, ma lo facciamo per i figli. Io vi dico l'ultima mia follia, ma che sta realizzandosi: voglio, e qui voglio, la scuola gratis da 0 a 18 anni, tutta gratis per tutti. Tutti devono avere la stessa opportunità. E questa deve essere una proposta di legge sostenuta dal popolo. Oltretutto. Sicuro. Poi i talenti sono talenti, e se uno guadagna con i propri talenti, la ricchezza è un bene. Il demone è solo quando il denaro diventa l'obiettivo, non il mezzo. Le persone ricche possono essere ricche. Non voglio l'abbassamento alla povertà. I poveri ci saranno sempre, io li aiuto, ma io sto trattando col Senegal, che sarà la prima nazione a povertà zero. Basta la povertà. Voluta, perdonatemi, che non vogliono. Lo so, vedi, ma voluta dalla politica, dalla Chiesa, dalle religioni. Adesso basta banche, basta, perdonatemi, queste forme di sussistenza, di aiuti così, che la maggior parte sono un volontariato, quindi schiavitù, basta. Poi da ieri, proprio ieri, con Pinocchio, ho deciso che il 2016 sarà l'anno della tutela della sacralità dell'infanzia e dell'adolescenza. Quest'anno io ho deciso di combattere la finanza mondiale, il prossimo anno è contro la pedofilia e chiunque tocca i bambini. Basta. Basta, anche se sono grandi poteri, non mi importa, basta cominciare. Noi ci vedremo ancora, e intanto questo è l'inizio della nostra collaborazione. Grazie, arrivederci. Grazie a te voi.